Shelton from United States of America. Il tuo lenda del team. Welcome and thank you very much for being here with us. Thank you and welcome. Ed ecco a voi il cane da pastore tedesco a pelo corto, il cane da pastore della Brie, il cane da pastore maremmano abruzzese, il cane da pastore belga Tervuren, il border collie, Schweizer Weiss, pastore svizzero bianco, pastore belga Grönendal, cane da pastore scozzese a pelo lungo, cane da pastore scozzese a pelo corto, pastore australiano, cane lupo cecoslovacco, antico cane da pastore inglese, bearded collie, Australian cattle dog, poschio Jarek Negenny, pastore scozzese delle isole Shetland, Welsh Corgi Pembroke, skipper che è. Abbiamo differenti taglie, il colore del mantello, a parte il maremmano che è un guardiano e lo svizzero bianco che è una storia un po' travagliata ma deriva dalla fusione di varie razze di cani da pastore, è scuro proprio perché deve essere distinguibile dalle pecore, scelta dei finalisti. Cane da pastore della Brie, cane da pastore belga Tervuren, pastore australiano, Australian cattle dog, Welsh Corgi Pembroke. Berger de Brie, razza francese, originaria della regione dove è molto diffuso l'allevamento dei bovini e delle pecore, a ricordarci questa vocazione zootecnica, ha uno squisito formaggio morbido, ricoperto di fecola, che noi abbiamo scoppiazzato col camoscio d'oro. La razza che vediamo ora davanti al nostro giudice è una razza che ha girato il mondo. È una razza originaria probabilmente della Spagna, dei Paesi Baschi. Da qui è partita seguendo gli ovini di razza Merinos alla volta del Regno Unito. Dal Regno Unito ha seguito queste pecore per la più pregiata lana esistente in Australia. Dall'Australia è andata negli Stati occidentali degli Stati Uniti e infatti, nonostante sia australiano nel nome, è americano come standard. Pastore australiano. Vediamo ora sfilare davanti al nostro giudice invece una razza australiana. Deriva dall'incrocio di varie razze di cani da pastore europei con il dalmata, con un pizzico di cane selvatico dingo, proprio per dargli resistenza. Dalla colonia australiana torniamo nel Regno Unito nel Galles andiamo per trovare gli antenati del Welsh Corgi Pembroke. Pembrokeshire è la contea di origine di questa razza,
È una razza di bovari e di pastori. L'essere così bassi sugli arti gli permette di evitare i calci dei bovini riottosi. Questo timido applauso mi ricorda di invogliarvi ad applaudire gli splendidi soggetti che vediamo sul parterre qui di Reggio Emilia Fiere. Mi avvicino a Laura e al nostro giudice. Thank you. Al terzo posto, pastore belga Terruren. Al secondo posto, a Welsh, a Corgi ed a Pembroke. E sul gradino più alto del podio, Australian Shepherd. E rappresenterà i cani da pastore al Best in Show finale. Mentre vengono scattate le foto di rito, siamo pronti per introdurre il secondo raggruppamento, un raggruppamento su base morfologica più che attitudinale, anche se tutti i soggetti che andremo a vedere sono ottimi guardiani, chi avvisatore i più piccoli, chi come forza armata i più grandi. Sto parlando del secondo raggruppamento, quello dei cani di tipo...